Ma cosa vuol dire vita eterna? Forse vuol dire una vita che valga la pena essere vissuta. Forse vuol dire una vita piena, una vita gioiosa, una vita che sia felice. Possiamo parlare dell'immagine del paradiso e dell'inferno, ma noi vogliamo parlare innanzitutto di ciò che essi rappresentano, una vita di gioia, una vita infelice. Ecco, sento che parlare di vita eterna è parlare innanzitutto delle domande profonde che abbiamo nel cuore. Per capire cosa sia vita eterna, credo che voglia dire ricordarsi, gustare quelle scintille che anticipano, io spero, la vita del paradiso. Cioè la vita eterna è qualcosa che tu puoi gustare già adesso e poi anche, io dico, infrangere. Perché non è inferno a volte la solitudine, non è un inferno a volte una vita anche violenta, dentro le nostre case a volte, non è che si debba andare per forza nelle guerre. Non è inferno non capirsi, o inferno una vita anche di egoismo. O non è inferno una vita che non trova senso, se non qualche momento in cui riesci magari ad avere piccole gioie perché compri qualcosa, perché hai qualche cosa che, come dire, ti dà piccole soddisfazioni, ma poi nella tua esistenza, nelle tue giornate, ti ritrovi solo o trovi senza prospettive. Allora sento che credo che parlare di vita eterna è credere innanzitutto che una ricerca della gioia e della felicità sia possibile. Affidandosi però, come stiamo facendo in questo tempo, a Maria, al Signore.